La situazione incendi in Sicilia viene continuamente monitorata in tutta l'isola grazie al lavoro della Sala Operativa Unificata Permanente che coinvolge tutti gli enti interessati, tra cui Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Corpo Forestale, e che quest'anno è stata potenziata incentivando la rete di collaborazione tra le istituzioni, così come è stato annunciato dalla stessa Regione. A inizio giugno, infatti, è stata firmata una convenzione tra la Regione Siciliana e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Direzione della Sicilia, in accordo con il Ministero dell'Interno. A Palermo dunque viene garantita a rotazione la presenza di un funzionario e operatore TAS, topografia applicata al soccorso, provenienti dai vari comandi provinciali e così anche da Caltanissetta. C'è una sala operativa unificata permanente a Palermo dove giornalmente inviamo funzionari da tutta la regione Sicilia e va sia un funzionario sia un operatore TAS che è tecnica applicata al soccorso e da lì gestiscono, diciamo, tutta la movimentazione dei mezzi in regione Sicilia, perché noi abbiamo la possibilità di inviare squadre da un arreposto all'altro e quindi questo viene facciamo la richiesta alla SOP e loro dispongono l'invio delle persone. Così come dispongono l'invio degli aerei. Quindi qualunque richiesta facciamo noi sul territorio della provincia di Caltanissetta, la facciamo alla SOP, la SOP allerta subito l'aereo e ci invia l'aereo. Quest'anno è stata potenziata la flotta aerea, quindi abbiamo più aerei e più elicotteri e in più la Regione Sicilia ha fatto una convenzione con i Vigili del Fuoco, quindi ci ha dato una squadra aggiuntiva che è a Caltanissetta, che viene coordinata proprio dalla SOP. Hanno allestito, diciamo, un nuovo programma anche sperimentale che gestisce tutte le risorse presenti sul territorio. Praticamente dalla SOP vedono ci sono tre satelliti costantemente puntati sulla Sicilia che aggiornano l'immagine ogni 15 minuti, addirittura da quel centro operativo riescono a vedere l'incendio, quindi a puntare sull'incendio e vedere le risorse che sono lì vicino e addirittura anche i cavi elettrici per il passaggio dell'aereo. Quindi hanno delle notizie, diciamo, importanti che servono per gestire al meglio l'incendio, quindi un bel sistema, un bel programma che speriamo che nel futuro venga potenziato ancora maggiormente.